Ciao a tutti, la trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo ogni giovedì da Radio Gamma 5 dalle 15 alle 16.30 e dalle 19 alle 20. Ricordo che grazie al nostro amico Franco, moltissime di queste trasmissioni, cioè moltissimi anni, fino dal 2001 ad oggi, sono disponibili in internet, che trovate sull'indirizzo www.federazionepagana.com/radiopagana. Un'altra cosa appunto che sta prendendo il via, è una cosa in fase sperimentale che può essere interessante e che rappresenta, diciamo, nei nuovi media una cosa positiva, e Claudio, Manuela, alcuni amici hanno avviato la pubblicazione di alcuni video interessanti dal punto di vista di quella trasmissione. E alcune delle famose conferenze che Claudio faceva sul Crociano dello Stregone vengono composte, ricomposte, adattate, adeguate anche per il corso televisivo internet. Perciò se voi andate su YouTube trovate un canale appunto dedicato al paganesimo, Stregoneria Pagana, in cui trovate alcune di queste conferenze, parte di queste conferenze, ad esempio di Claudio, tra cui la conferenza che spiega il significato del pentacolo, cioè della stella a 5 punte, e altre tematiche che lui aveva già affrontato sia in radio sia nelle conferenze che sono dello Stregone, le trovate appunto disponibili. L'unico problema temporale che appunto su YouTube è che i video non devono durare più di 10 minuti. E allora Claudio, facendo un tentativo di grande sintesi, si è attivato anche per cercare appunto di realizzare questi filmati, queste conferenze, queste presentazioni nel tempo appunto che il servizio richiede. Alcuni video sono già caricati, ce ne sono altri disponibili. Io ricordo sempre che c'è il video appunto di alcuni rituali Wicca fatti nell'Alto Vicentino, c'è il filmato relativo al giorno pagano della memoria, che c'è anche il sito che è giornopaganodellamemoria.it, e con parecchio appunto, materiale che ha a che fare con il ricordo di tutti quanti quei pagani o quei non cristiani che sono stati perseguitati e uccisi dal cristianesimo e che appunto è giusto ricordare. Trovate appunto anche questo filmato della prima celebrazione avvenuta appunto al Bosco Sacro e trovate anche molto altro. Trovate un piccolo documentario su Ercole e uno sul Giuliano, l'imperatore Giuliano l'Apostata, come lo chiamano i cristiani. Come vedete, col passare del tempo, con la molteplice tecnologia, cerchiamo di fornire un po' tutto. Andate a visitare appunto questo canale video pagano su YouTube. Sono anche altri video sparsi, però dal punto di vista della pubblicità, della presenza, della frequentazione, YouTube è il più assiduo, il più conosciuto. Esiste qualcosa anche su myspace.com, ma MySpace è un fenomeno ancora non molto rilevato a livello italiano, anche se ha parecchie adesioni e parecchie persone ne stanno seguendo o stanno contribuendo. Comunque trovate, girate, usate internet perché appunto serve. Questa è una cosa appunto che è partita di recente, che perciò appunto ancora in fase sperimentale deve essere assestata. E come sapete che esiste anche, andando alla radio, esiste anche un blog di Radio Gamma 5 che è radiogamma5.http://radiogamma5.blogspot.com, in cui tutti gli ascoltatori possono partecipare. E voglio ricordare che su questo sito c'è anche la possibilità per chi non vuole firmare materialmente, cioè nel senso non vuole firmare sulla carta o non può sulla carta, c'è la possibilità di firmare la petizione per la libertà di scelta terapeutica che Radio Gamma 5 ha promosso. Esiste appunto un servizio, esiste il link sul blog di Radio Gamma 5, compaiono anche chi sottoscrive questa petizione. Logicamente non vengono citate sottoscrizioni anonime, ma bisogna fornire dei dati in quanto la sottoscrizione è una cosa di importante. Perciò chi non firma materialmente ha questa possibilità di firmare virtualmente o di far conoscere questa iniziativa. E io voglio appunto partire da questo fatto della petizione che Radio Gamma 5 ha lanciato per la libertà di scelta terapeutica. È un tema che un po' di pubblicità sta avendo a livello nazionale. Noi nel Veneto, per il fatto del dottor Rossaro, ci sono state parecchie informazioni, anche se l'informazione, diciamo, non è stata del tutto corretta, nel senso che si potrebbe ridire qualcosa. Però c'è una persona che vorremmo ricordare, una persona che noi non sappiamo quale fosse la sua visione del mondo, la sua visione religiosa della vita, ma che ha dato un contributo purtroppo di sofferenza e di dolore, al ricordarci che la battaglia per la scelta terapeutica è una battaglia essenziale per i diritti delle persone, degli individui, della comunità. Io sto parlando di Giovanni Nuvoli, che
Tutti quanti voi lo conoscete perché in televisione sono passate le immagini terrificanti della sua condizione. Sono passate appunto le immagini che si mostravano come lui viveva. Però era una persona a cui era rimasta ancora l'intelletto, l'intelligenza, la possibilità appunto di comunicare anche se in maniera molto molto artificiale tramite un computer. Però il suo intelletto era completamente sano. Si ritrovava in un corpo non certo in condizioni belle, ma in condizioni veramente tragiche, e questa persona aveva chiesto che gli fosse consentita di togliere la sofferenza. L'aveva fatto in maniera semplice, in maniera chiara, lo richiedeva perché per lui la sua sofferenza, la sua condizione era insopportabile, come è successo con Welby. Bene, in questo caso di solito per chi ragiona con il cuore e ragiona con la testa, con la propria testa, se una persona dice basta, non voglio più soffrire, quello che possiamo fare come persone è accettare questa situazione, dire c'è una sofferenza per chi rimane, c'è un dolore per chi vede queste cose, però non possiamo chiedere alle persone di soffrire perché ci piace vederle soffrire. E tutte quante le persone che hanno visto in televisione, in fotografia, hanno nei vari video, Giovanni Nuvoli si rendeva conto che la condizione è umanamente insopportabile. Non si può chiedere di soffrire perché lo avvicina a Cristo, ma giustamente ha tutti i diritti di chiedersi di poter scegliere sulla sua esistenza. Perché non chiedeva che gli altri venissero soppressi, che gli altri venissero cancellati, che gli altri facessero la sua scelta? Diceva chiaramente: per me la sofferenza è troppa, voglio chiudere qua. Giustissimo, era un suo diritto, come era un diritto nel caso di Welby. Però questo gli è stato tolto, gli è stato vietato. Pensate che appunto Nuvoli non è morto come lui voleva, ha dovuto morire per libera scelta, ma morire di fame e di sete. Penso che ci siano morti che non dovrebbero succedere. Il mettere nella condizione una persona di morire di fame e di sete, penso che sia una delle condizioni peggiori che si possa fare. Non so quale sadismo ci sia dietro questo, o se volete lo so quale c'è il sadismo che c'è dietro queste cose, ma fingiamo di non saperlo, perché veramente non basterebbero tutte le parole, tutti gli insulti per dire a queste persone cosa pensiamo di loro. Però come si fa a chiedere a una persona di dire chiedi una cosa? La chiedi in libertà, la chiedi in coscienza, la chiedi con il tuo sentimento. Hai una sofferenza che nessuno può negare, che è evidente, e noi preferiamo non aiutarti. Ed è quello che è stato fatto. Pensate ai medici che potevano permettere a Nuvoli di assisterlo, di morire con dignità, sono stati bloccati dai carabinieri. E sono stati bloccati questi medici dai carabinieri perché qualche magistrato ha mandato i carabinieri in questo senso. Io penso che le forze dell'ordine, e penso che tutti quanti ne siamo d'accordo, abbiano altre cose da cui seguire, che è quella di garantire ai cittadini la libertà e la sicurezza. E il pensare che in Italia si trovi una rapidità così incredibile, così forte, per impedire a una persona di fare liberamente la propria scelta, la propria esistenza, sia una cosa che sia veramente terrificante. Costringere una persona per poter sottrarsi alla sofferenza di dover morire di sete e di fame. Ed è questo che è successo. E nessun politico ha gridato allo scandalo, nessun politico si è arrabbiato, ben pochi hanno detto ma è possibile che questo accada. Nel caso di Nuvoli c'erano anche i medici pronti ad aiutare un paziente, dei medici che di fronte al fallimento della medicina, perché appunto la sua malattia era incurabile, la sua condizione non era certo migliorabile, lo avrebbero aiutato nell'esaudire il suo desiderio. Bene, un magistrato ha deciso che doveva lasciarlo morire di fame e di sete. Ma allora c'è da fare un passo successivo, c'è da domandarsi qual è la logica che sta dietro a questo. Qual è il sadismo che pervade certe scelte, certe decisioni? Noi sappiamo che Nuvoli, che Welby non sono potuti morire o sono morti con difficoltà, sono morti aggiungendo giorni di sofferenza alla loro esistenza, perché esiste un qualcuno che dice di rappresentare Dio in terra,
che si dice tutore della vita e che dice che gli altri devono soffrire. Questo logicamente deriva da una visione cristiana. Esistono altre visioni religiose, non lo diciamo sempre, l'ebraica e la musulmana, ma purtroppo in Italia, se esiste una religione che riesce a imporre dogmi assurdi, follie, che provoca sofferenza, è la religione cristiana. Welby non è certo morto per i principi islamici o per i principi ebraici, anche se derivano dal monoteismo, ma sono morti perché esiste un qualcuno che dice di rappresentare Dio e qualcuno che dice che è la sposa di Cristo, che impone agli altri di soffrire. Allora dobbiamo fare un passo avanti e dobbiamo chiederci se è giusto che ancora ci sia permesso che la Chiesa possa esprimersi, possa imporre la società. E questo è un problema veramente grave, perché come è umanamente comprensibile, come può essere giustificato il fatto che per difendere la vita si obbliga una persona che non vuole più soffrire a morire di fame e di sete? E logicamente, visto la sua sofferenza e la sua morte, a Nuvoli è stato concesso il funerale religioso, cosa che non è successa con Welby, perché Welby aveva avuto una parte più attiva. Ma allora possiamo accettare che esista una religione che l'unico scopo è portare avanti la sofferenza? Una legge sull'eutanasia, sulla morte, sulla libertà di scelta terapeutica è un diritto dei cittadini. Noi come persone apparteniamo a noi stessi. Nel momento in cui non siamo di danno o non procuriamo danno agli altri, dobbiamo poter disporre della nostra esistenza, di fare le nostre scelte. Non possiamo essere sottomessi a nessuno. Un'altra persona può dire di non condividere le nostre scelte, di non approvare le nostre scelte, ma non ci può imporre, in base alle sue follie, alle sue perversioni, alle sue logiche, di non disporre della nostra esistenza. E quando alle persone viene tolto il diritto di disporre della propria esistenza, significa che la libertà non esiste più. Quando qualcuno dice che gli altri devono soffrire, significa che si può darsi anche il diritto, chi dice questo, di provocare agli altri la sofferenza. Ma perché questi cristiani, questi cattolici vogliono sofferenza? Perché loro non pensano alle persone o alle comunità, agli individui, ma pensano alle persone come dei peccatori che devono soffrire. E ora, finché noi avremo in giro religioni del tipo monoteistico che pensano questo, significa che, pensando alle persone non per persone ma come peccatori, per eliminare questi peccatori saremo disposti a qualsiasi cosa. Sarebbero disposti, ben contenti, anche a riaccendere i roghi. E visto che i roghi per il momento non possono riaccenderli, utilizzano quando possono e ne possono con grande divertimento la sofferenza degli altri. E questo è un discorso che deve essere presente, perché è inutile dire, ma come qualcuno dice, ma io non seguo la Chiesa. Purtroppo è la Chiesa che ti insegue, che ti perseguita, che ti corre dietro, che vorrebbe in tutte quante le maniere, in tutte quante le possibilità, obbligarti a fare qualcosa. Nessuno di noi potrebbe immaginare e pensare di prendere un sacerdote e di imporgli qualcosa. Gli si può imporre di non essere certamente un pedofilo, di non avere bambini da violentare. È certo che non potremo mai metterlo nella condizione di violenza. Gli lasceremo sempre una libertà di esistere e di pensiero. Però ricordatevi che un cristiano, un cattolico, un ebreo, un musulmano vedrà sempre in voi un infedele. E quando si comincia a scegliere le persone o a discriminare le persone non perché si comportano bene, ma soltanto perché la loro testa è riempita, svuotata o deformata da qualche principio religioso, le cose cominciano a mettersi male. Purtroppo i monoteismi in tutte quante le direzioni, in tutti quanti i sensi, stanno facendo questo. E conviene appunto che ognuno rifletta su questo, perché se noi vogliamo fermare questa violenza, questo monoteismo, i roghi che qualcuno sta già tastando la legna, non saranno certo gli altri a fermarlo. Dovremmo essere noi con la nostra coscienza, con la nostra individualità, con la nostra volontà, con il nostro desiderio di fermarli. E sapete che più i giorni passano
e più la nostra società viene deformata dai principi cristiani. Più il principio monoteistico si introduce e più sarà difficile combatterlo. Perciò cerchiamo, se vogliamo, mantenere la nostra libertà, la libertà di disporre della nostra esistenza, perché ricordiamoci che sono soltanto i cristiani e i monoteisti che vogliono disporre delle vite degli altri. Mai nessuno prima del cristianesimo, del monoteismo o di Cristo pensava di occuparsi degli altri, pensava per se stesso. Poi sì, le società potevano cercare di imporre un loro potere, ma questo rientrava in un altro campo. Soltanto col monoteismo si è posto la necessità da parte loro di dominare qualsiasi persona e qualsiasi cosa. E questo appunto è un pericolo. Noi da questa radio, da questa trasmissione, sono anni che lo ripetiamo, e purtroppo gli eventi drammatici ci danno ragione. E allora, finché tutti saranno pronti a inginocchiarsi davanti a un crocifisso, sapete che le persone che dovranno morire e soffrire saranno sempre molte. Allora c'è la scelta che chi cerca di mantenere la felicità e chi vorrebbe imporre la sofferenza. Da che parte stare io non ve lo dico, ma io affido la scelta al vostro cuore. Bene, sentiamo le telefonate, sono i telefoni che stanno suonando. Sì, pronto? 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 Niente, questa non ho più. Sì, pronto? 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 Niente, è caduta. Niente, era ovvio. Probabilmente, dico, beh, le linee sono aperte per chi vuole intervenire, 049 700 700 e 049 700 838. Sì, pronto? Sì, ciao, sono Marco. Sì, ciao Marco. Senti, il concetto del discorso della sofferenza, che secondo quello che ti dici in Catiti, insisti, la Chiesa, sì, insomma, lavorerebbe a tutti i costi. Perché rende simile a Cristo. Ecco, ma adesso mi credito, se mi te leso, per esempio, quello che pensa uno che dentro la Chiesa si diventa anche Papa, sì, e che l'aveva addirittura con i preti, quando c'era Vescovo che raccomandava i preti, il che diceva, noi preti, il dice, va bene che ti fa ridere anche questo, sì, ma comunque quello che mi interessa è l'argomento della sofferenza. Noi preti siamo mandati per consolare e per alleviare il dolore, non facciamo i doloristi. Senti qua, non esaltiamo il dolore. Dio, dopo il dice, segue, Dio non vuole mai la sofferenza dell'essere umano. No, fermo. Questi concetti, per esempio, che l'uno venga anche fatto ora, imporli, tra virgolette, imporli, perché dura 33 giorni, ma però dentro la Chiesa che senca chi che ragiona, Francesco. Assolutamente. No. Cioè, il fatto che uno sia dentro la Chiesa significa che ha rinunciato a pensare, a disporre della propria intelligenza. Questo per me pensava già abbastanza. Anche pensava. Cioè, proprio come ti. Vedi, ma tu non hai ancora capito la teologia. Quando dice noi sacerdoti non siamo doloristi, ha detto una cosa giusta, perché il dolore per cristiani viene da Dio. Soltanto Dio ha diritto di imporre la sofferenza. Ti faccio un esempio. Io non riesco a capire come mai che Lori associa la sofferenza con un pegno da pagare per riscattare la propria colpa e il proprio peccato davanti a Dio. Questo non so ben capire. Perché chiarissimo, perché per loro la condizione umana è sempre una condizione indegna di peccatori. E siccome tu non ti sottometti mai abbastanza, sei un peccatore. A meno che sta dentro, Francesco, tentiamo di ragionare con la testa questa gente qua, mi dica, la sofferenza è un qualche cosa di mio proprio personale? No, la sofferenza è Dio che la vuole, è Dio che la impone, è Dio che la applica. Questo si è peso ancora. Ma è la logica cristiana questa. Sì, ma tanto se è vero, se ti dopo ti dici, ma mi sei andato tutto storto qua, ora se Dio che vuole questo, ora no, e ti dice no, non sei Dio. E ora se il tuo peccato è la conseguenza del peccato che ha portato l'uomo a vivere in questa condizione per cui il cane si è morto a qua, no? Sì, ma guarda, se tu entri nella teologia è roba da pazzi. Tu sai, a me non interessano i ragionamenti teologici, mi interessa applicare e capire qual è la conseguenza di un tuo principio. Cioè tu mi puoi benissimo avere alle tue spalle una valutazione da tre cani o da due pagine o da una riga, però vedo le tue conseguenze. Giusto. Quando, a Nuvoli vandano i carabinieri perché per lasciarla morire di fame e di sete quando potremmo morire in una maniera diversa, perché l'hanno fatto? Perché Nuvoli era un delinquente? Perché Nuvoli era un rapinatore?
No, eppure il magistrato si è mosso per impedire questo. Allora, a me non interessa che uno vada a camuffare con mille parole, con 100.000 parole, io so le conseguenze. Cioè, quando appunto Guelbi, pur essendo devoto, chiede il funerale, dice no, perché ha disposto della sua vita. Ma è chiaramente che il principio, ti raccontano qualsiasi cosa, però di ingannarti. E il problema è che noi stiamo qui a dargli retta, a pensare che abbia una credibilità. Noi dobbiamo prendere l'immagine cattiva di Gesù Cristo e buttarla nella spazzatura, perché è su quella parola, perché tu di Dio non hai tanta paura, ma tu hai paura della figura di Cristo, della sua predicazione, delle sue parole. E siccome lui è morto soffrendo, tu lo devi ricambiare soffrendo. Sì, sì, ma... Ed è la, questa è la perversione. E de fondo, Francesco, adesso non stiamo adesso... De fondo però, mi sono convinto che la maggioranza della gente che si reputa cristiana, che tenta di vivere all'interno di questa, tra virgolette, educazione di cacciata, cioè, la maggior parte di questa gente quasi, tra virgolette, in crisi profonda, cioè non si concilia più l'esperienza della propria vita con, cristianesimo, con l'esperienza religiosa o con la realtà del Cristo che intenta. Ma il Cristo è un mostro, cioè, tu non potrai mai adeguarti alle parole di Cristo, perché Cristo dice delle parole cattive, è un malvagio e va contro l'istinto della vita. Io non penso neanche che Cristo sia, penso che chi che ha cacciato in mano, io che ha fatto di no, ma scusa, ma tu lo conosci di persona, ma tu l'hai conosciuto di persona? Questa mattina ho detto che Cristo in croce che ha bestemmia. Ma prima di tutto non l'hanno mai messo, cioè, attento, sto Cristo buono che tu dici che esiste, dove l'hai incontrato? L'hai trovato per strada, l'hai trovato al bar, ti ha chiamato a casa, ti ha detto senti, io sono il Gesù buono, ti dico questo. Cioè, dove l'hai trovato? Lo hai inventato te, perché di fronte alla mostruosità della figura di Cristo dici ma è impossibile che io sia così sottomesso, ti devi inventare, cioè è un palliativo, è quando uno ha un dolore prende un antidolorifico e questo dolore riesce a farlo avanti camuffandolo col discorso del Gesù Cristo, ma in realtà tu non sei più capace di toglierti il dolore, usi un medicinale per sopprimere il dolore, ma il dolore rimane. E allora il fatto che tu dica che c'è un Gesù buono, che non è mai esistito un Gesù buono, perché Gesù è soltanto malvagio e cattivo, ti permette di tirare avanti, di sentire un po' meno dolore. Ma il tuo Gesù buono dove mai l'hai visto? Cioè, non è che nei fumetti l'hai visto, esiste un Gesù buono. Buono, stammetelo come il Santini, il Gesù buono, insomma, Gesù buono. Se... Se ti te leggi il Vangelo ti tiri fuori a quello che ti vuoi. No, basta attento. Nella vita di Gesù, così, fatti che... Quali? Ha preso anche a frustate la gente del Tempio. Complimenti. Scusa, quando c'è il mercato Cittadella, vai al mercato Cittadella e prendi a frustate le gente. Perché sono davanti alla chiesa, va bene? Poi vediamo cosa succede. Attento. Scusa, perché io devo prendere a frustate qualcuno che fa un qualcosa che ha sempre fatto quando non ha provocato danno. Sì. Comunque dai, visto che quando Gesù dice chiaramente la parola delle mine, prendete coloro che non voglio che regnasse di loro e sgozzateli davanti a me, è chiaro cosa vuole dire, cioè nel senso che lui dà sempre un ordine di uccidere le persone. Ma, Francesco sta dentro. Sì. Come fai tu dire che, cioè Gesù racconta una favola, tra virgolette, è peggio ancora. Educativo, è piano, per insegnare, no? Guarda, scusa, e che fa dire qualche cosa a un personaggio che si è peggio ancora. Marco, ti faccio, scusa, vedo che tu in teologia sei poco ferrato. Ti faccio un esempio importante. Sì. Lui non ha detto io ho fatto questo, o fate questo perché ve lo dico io. Lui ha fatto una cosa peggiore. Se io dico io ho fatto questo, ho avuto questo comportamento e questa azione, significa che è mia soltanto. Ma se io ti dico guarda che un tale ha fatto questa cosa, significa che io e te possiamo fare la stessa cosa. Cioè, il meccanismo perverso della teologia è questo, perché se lui dicesse io sono figlio di Dio e ho fatto questo perché figlio di Dio, è stato lui figlio di Dio, perciò lo farebbe solo lui. Ma quando dice esiste un tale che ha fatto questo, significa che dice guardate che potete farlo anche voi questo qua, lo potete fare perché ve lo ordino io. Forzatura intellettuale. Ma non è una forzatura, cioè, scusa, ma Marco, scusa, in teologia non ti vedo ferrato. Questa è la logica, cioè è la logica folle, perversa, cattiva, malvagia, ma veramente una follia. Cioè, i cristiani sono dei folli. All'inizio, quando i primi antichi li trovarono, dicevano ma voi siete di pazzi, siete di folli. E ora, quando si è inventata la parabola del figlio del prodigo, qui alla gaccia entra giusta. Ma che l'ha centrata malissimo, Anche un esempio negativo al massimo. Anche il buon samaritano è una parabola negativa. Mi penso che sia uno dei più belli. Ma non è una delle più cattive, perché dice...
No, lui ha liquidato, no. No, sta attento, chiariamo, il figlio prodigo dice chiaramente, un padre è stato talmente cattivo, talmente feroce, talmente incapace di educare un figlio, che un figlio sarà e se ne va via. Questo figlio non ha avuto educazione, non ha avuto formazione, non ha avuto niente, e non è capace di vivere da solo, e deve trovare il padre. Cioè, scusa. Non è capace di vivere da solo. Scusa, se avesse avuto un'educazione dal padre corretta, se fosse stato un buon padre, l'avesse educato e formato, avesse stata una cultura. Questo... No, ma il fratello è rimasto col padre. Stava sì, ma sta attento, allora significa che, allora ha reso un figlio. Scusa, peggio ancora, perché un figlio non è stato capace di conquistare la sua autonomia. Quello che ha cercato di provare la sua autonomia non è stato capace di essere autonomo. Perciò è il massimo del fallimento. No, il figlio quando va via non accusa il padre di niente, gli dice anzi, dammi quello che mi aspetta. Certo, ma perché ma è il desiderio di rendersi liberi. Vabbè, ora 50, ma gli dà soltanto degli strumenti tecnici, non gli ha dato quella cultura, quella formazione. Comunque, e poi io ti ricordo una cosa, cosa va a fare il figlio del prodigo? Cosa si riduce a fare il figlio del prodigo? Soldi con i prostitute. Bene, una volta che li ha finiti cosa fa? Mangia i ghiandi dei porci e dopo lui torna a casa. No, ma cosa fa anche lui a un certo punto il figlio del prodigo? Basta capire di aver sbagliato. No, cosa va a fare? Va a fare il guardiano dei? Sì, dei porci. Complimenti. E secondo te dice niente questo? Ma se fosse rimasto col suo padre, no, ma scusa, secondo te guardiano dei porci cosa significa? Cavoli del soffiore, che ha fatto lui? No, ma scusa, all'interno della Bibbia, cioè tu che sei un lettore della Bibbia, mi meraviglio. Sarà il lavoro più umiliante che... No, ma scusa, come può essere più umiliante? Ma scusa, gli ebrei non potevano tenere maiali. Dove ha trovato qualcuno che desse lavoro come guardiano dei porci? Sì. No, dove l'ha trovato questo lavoro qua? È andato a vivere in una regione lontana, probabilmente che c'era uso e costumi di altri popoli dove sono andato a vivere. Ma scusa, perché la Bibbia ti dice che lui ha speso i suoi soldi con le prostitute e poi è andato a fare guardiano dei porci? Ti devo pensare. È il mestiere più antico del mondo, che era anche allora. Ma come sai che la Bibbia non è costruita a caso, costruita sulla sottomissione. Perché dà questo particolare? Cioè, potrebbe dire ha avuto una visione dissoluta, ha sbagliato. No, sottolinea che ha speso i soldi con le prostitute e che è diventato guardiano dei porci. E soprattutto sottolinea che mangia le ghiande. La prova del 9, che te te sbagli. Il buon samaritano è un altro esempio negativo di Gesù. Dopo ti dico quello del buon samaritano. Quando lui torna, il figlio torna, il padre non lo ritiene responsabile di nessuno. Sì, perché se ti ho sconfitto, ti ho vinto. Se non sei capace di vivere senza di me, di conseguenza... Ti ho vinto, si fa la festa per la vittoria, cioè dice, vedete, io sono talmente bravo, ti dimostro che sei veramente una nullità e di conseguenza vedi hai bisogno, ti do anche da mangiare e siccome ti ho vinto festeggio. Te mangio e regge, se perché? Il figlio del prodigo è uno dei e uno dei peggiori, come buon samaritano. Se mi sbagliassi e che avessi mio papà e mia mamma che mi aspetta a braccia aperte e dice guarda che testone che sì. Ma piano, un discorso è un rapporto familiare, ma qua prima di descrivi il fallimento esistenziale di un uomo, descrivi il fallimento di un figlio. Il buon samaritano, Gesù mi è simpatico perché liquida, facendo passare il prete, liquida la religione di quel tempo. Ma non liquida, anzi fa peggio ancora, perché dice, sta attento, che il buon samaritano, è lo Stato di quel tempo. No, il buon samaritano è un'altra cosa ancora peggiore, perché lui dice, esisteva un tale che ha... di sua spontanea volontà, senza che abbia sentito le mie parole, o le mie prediche, o le mie panzane, di istinto, di cuore, di si prende cura di un qualcuno che ha bisogno. Cioè, il buon samaritano non esegue l'ordine di Gesù di essere buoni col prossimo. Lui dice, perché io vi ordino di amare il prossimo, dovete farlo, ma non perché lo sentite, non perché appartiene alla vostra cultura, non perché è il vostro sentimento, perché cioè, lui va contro il vostro standard, perché lui dice... Gesù è alla fine che dice al dottore della legge, e che dice, chi si è fatto prossimo a quello che era stato aggredito dai banditi? Non gli dice... Sì, ma vedi, lui alla fine dice chiaramente che è lui che ti ordina, è lui che ordina di amare il prossimo. Perché si pensa lui a odiare gli altri, a odiare tutti, a odiare l'umanità.
roba troppo fine per te. No, non è fine, è chiarissima. Perché capito, quel buon samaritano è già una critica, per dire, questo qua no, voi non potete essere buoni con gli altri, no, perché avete un cuore buono. Voi dovete essere buoni con gli altri, perché io vi ordino di amarli, perché a odiare l'umanità ci penso io, perché lui vuole anche il diritto unico di odiare l'umanità, se voglio prendere per lui. Voi dovete sempre amare il vostro prossimo, perché dovete soltanto, solo io posso uccidere, io posso sottomettervi, io posso portarvi al macello, ed è questa la predicazione, ed è di fatto questa è una critica al buon samaritano, proprio perché dice, perché tanto il buon samaritano non dice che lo fa, Gesù dice che il buon samaritano non fa questo perché segue la religione, ma perché ha visto la persona, cioè vuol dire che era capace, cioè, dice io vi ordino di amare il prossimo, no, che è un'altra cosa. Sì, no, voi dovete amare il prossimo come voi stessi. No, perché all'inizio del dialogo fra quello della legge, il dottore della legge, Gesù che dice, se Gesù che dice a quest'altro, perché che altro che ha detto, quali sono le leggi più grandi? E ora Gesù che domanda a lui, sì, e ti vedo che ti sei dottore della legge, cosa sei che ti sei in te? E lui che dice, ama Dio con tutto il tuo cuore, tutto, e ama Dio. Ama Dio. Non, Gesù non dice niente. Gesù, allora, solo, alla tu fine, devi sempre accettare. Ma perché risposto, devi, scusa, perché hai risposto bene, fa altrettanto e vivrai. T'attento. Che dice così, non che dice allora, lui dice chiaramente, dà la condizione che devi amare Dio. E l'altro che dice a Gesù, ma chi è il mio prossimo? A quel tempo là, gli ebrei pensavano che il prossimo era in modo concentrico, cioè gli facevo al centro mino e dopo il mio prossimo era mio papà, mia mamma, mia moglie, sì, sì, sì. Ma loro logicamente erano tribali. Ma Gesù dice io devo odiare tutto il mondo. Cioè non volete più limitarvi a odiare gli altri, nel senso che il diritto di odio, di sottomissione mia appartiene soltanto a me. E di conseguenza voi dovete essere uguali agli altri, perché io sottometto tutti. Francesco, ti che letto è un'altra roba. No, ho letto che sei chiaro. Ciao. Questo appunto è un discorso importante, difatti su questo qui proprio si può anche riagganciare un'altra cosa che viene usata in positivo e che in realtà non è positiva, che è il discorso che molti fanno, che dicono date a Cesare quel che di Cesare, date a Dio quel che di Dio, e non si può dare una cosa a Cesare e una cosa a Dio. E infatti su questo argomento proprio è intervenuto recentemente una pubblicazione interessante di un libro di Manuel Severino, che dice a Cesare a Dio, guerra e violenza incontro luce, e anche qui chiaramente Dio, Gesù, pretende per sé tutto, di conseguenza non è disposto a dare niente a Cesare, e anche perché quello che deve essere dato a Cesare va tutto quanto a Cesare, cioè va tutto alla società. Ci sono delle telefonate, poi affronteremo anche questo discorso che dà della dimostrazione della cattiveria di Gesù. Sì, pronto? 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 Sì? Francesco? Sì, ciao. Ciao, ascolta, non parlate. Pronto? Pronto? Va bene, ci sono i telefoni hanno avuto problemi anche prima. Allora, dicevo, ora ci prendiamo un po' di minuti per quanto riguarda anche il discorso di date a Cesare quel che è di Cesare, date a Dio quel che è di Dio. E dice chiaramente nella quarta di copertina, lo Stato, cioè Cesare, non è quindi un'istituzione in cui possono capitare accidentalmente di trovarsi in guerra. Dio è il tentativo fallito di sottrarsi alla logica della violenza. Anche Dio, come lo Stato, è padre della guerra. A Cesare, a Dio, significa dunque dare a ciascuno dei due ciò che gli è proprio, ma ciò che è proprio di entrambi è lo stesso, cioè quello che viene chiesto non può essere separato, o si dà a Cesare o si dà a Dio. Il loro aprire lo spazio alla distruttività estrema. E su questo argomento di date a Cesare quel che è di Cesare, date a Dio quello di Dio, vi leggo una parte di un'intervista che è appunto sull'argomento che ha rilasciato Emanuele Severino. La domanda era questa qua, dice, il suo libro A Cesare a Dio le definisce il cristianesimo come quella alienazione che poi caratterizza la storia dell'Occidente. In che modo dobbiamo intendere questa affermazione? Risponde Emanuele Severino. Ho cominciato con la parte più difficile. In tutta la storia dell'Occidente c'è la convinzione che l'uomo e le cose siano caduchi, precari. Dice il Vecchio Testamento, Adamo è polvere e tornerà ad essere polvere. È il vecchio Dio a dirlo. Ecco, si tratta di capire che qui sta l'alienazione, nel pessimismo estremo, col quale anche il cristianesimo, come tutte le altre forme della cultura occidentale, pensa l'uomo. Quindi la critica, che dal mio punto di vista viene rivolta al cristianesimo, non è una critica riduttivistica, dove io mi pongo, mi schiero con coloro che dicono c'è soltanto il mondo. No, c'è di più di Dio, c'è qualcosa di più di Dio.
E questa è una cosa importante, perché lui si fa nel riferimento alla tecnologia. Dice sempre Severino: tutte le frasi evangeliche sono nella situazione, ma c'è un'altra frase di Gesù che può illuminarci: non si possono servire due padroni. Ora, per quanto ogni frase è da interpretare contestualmente, il non poter servire due padroni è il segreto della frase: date a Cesare quel che è di Cesare e date a Dio quel che è di Dio. Cioè, Gesù può pensare che il vero credente dia a Cesare qualcosa che è contrario a Dio? E questa è una domanda. Gesù può pensare che il vero credente dia a Cesare qualcosa che è contro Dio? E allora, questo che cosa vuol dire? Vuol dire che non è soltanto la Chiesa attuale che è politica, ma è Gesù che originariamente dice: attenzione, il politico, la politicità deve essere intesa in modo tale che non si dia a Cesare quello che è contro Dio. Allora l'istanza politica è immanente nel messaggio di Gesù. Lo Stato non deve essere allora contro Dio. Quando incominciamo a dire questo, incominciamo a dire: allora, se uno Stato c'è la violazione dei diritti di Dio, la violazione non può essere lasciata vivere. Perché lasciarla vivere? Sarebbe tollerare che nello Stato ci sia la violazione. Ma cosa vuol dire non può essere lasciata vivere? Vuol dire devono essere delle leggi che impediscono la violazione. E quindi, siccome non ci sono leggi, se non ci sono sanzioni, ci devono essere sanzioni che puniscono la violazione delle leggi. Quindi ci deve essere uno Stato che sanziona un comportamento contrario al cristianesimo. Che la Chiesa, di fronte a queste conseguenze, si tira indietro e cerca di evitarlo, questo l'ho sempre conosciuto, l'ho sempre detto, ma che il pensiero della Chiesa, del cristianesimo e di Gesù sia sib permissum, cioè tralasciato a se stesso, conduca a questa conclusione è quanto sostengo. E questo veramente, chiaramente, i cristiani non possono tollerare che esista un qualcosa che sia al di fuori di Dio e perciò impongono agli altri la loro volontà. Sì, pronto? Pronto? Sì, ciao. Ciao Francesco. Ciao, bene? Ti guido, avevo prenotato la telefonata perché prima non sono riuscito. No, ma di fatto ho avuto dei problemi con i telefoni, sì, anche all'inizio, cioè proprio. Sì, dimmi, sì, tutto, comunque Ivano. Ma mi dice che sei un fieto, che è un figlio come che. Sì, no, ma infatti purtroppo speriamo con la sede nuova di risolvere questi problemi. Sì, dimmi tutto, Ivano. Sta dentro, vado fuori a parlare. Beh, siamo sempre là comunque su Giovanni Nuvoli, no? Sì. La Repubblica, che è un articolo detto che il prete in chiesa sua predica il garito, tra virgolette, schiodato da una croce dopo 7 anni. Dai, se tu hai il merito, vedo capito, sì, di averlo liberato dalla tortura dopo 7 anni, e ora chi praticamente dopo averlo fatto morire di fame e di sete, io guarda, io fermo là, sì. E dopo io dico schiodato da una croce dopo 7 anni. Dopo che sei l'articolo detto la colonnina, ma a suo spazio, comunque. E niente, l'ultimo, non so se hai sentito Rai 3 oggi. No. Niente, l'ultima notizia, ieri era una notizia, l'ultima Rai 3 Veneto. Niente, un prete in Perizoma, in spiaggia, che ha seguito un ragazzo, un voce, insomma, essere comunitario, fino a largo, un poco a largo. E insomma, era lo che ha tentato, non ho capito bene, oppure e le sue pare l'ho visto, o suo pare le voce l'ho visto, no, la scena, scenda là e Zeradrio proprio, Zeradrio stuprato, insomma, e dopo ha chiuso l'articolo, non ho capito bene cosa che è successo adesso. Beh, comunque vedremo la segna stampa cosa ci dirà di questo. Sì. Dopo ne va pedito nazionale. Ti puoi immaginare anche un sacerdote che viene preso in una condizione del genere. Perizoma, cioè le partite proprio Perizoma, ma... Sai, è come il famoso il prete trovato a Vicenza nei gabinetti della stazione con un bambino che viene messo agli arresti domiciliari e poi in tribunale viene assolto perché il fatto non sussiste. Sì, e dopo... E dopo tutti quanti su a cosa scrive il Papa, cioè tutti quanti intorno ai cardinali, ma gente, vi fidevo a mandare i vostri putei a 5-6 anni intorno che la gente ha, ma siamo dritti dai numeri. Dopo le notizie che sentì, i processi che adesso dire viene fuori a Rignano, a Giovea, non riesco a capire nessuno. Ma le persone che fanno parte del gregge sono disposte a qualsiasi cosa, sì, anche ma di dopo, un orgoglio, oh,
si visto mi ha dato a mano, il capo basame fiore, ma che fuori di testa lì, ma cosa hai dentro sul cervello? 2000 anni di cristianesimo hanno fatto questo ed altro, insomma. Sì, beh, ormai c'è ancora dentro, diciamo, un piccolo mondo, rusine da scalfire, cioè, capito, che, sì, che non riesce ancora a venire fuori, a prendere un acido che sfonde questa cella. Quando uno è sottomesso, non si potrà più liberare, insomma, paura, no? Cioè, nel senso, o scegli la libertà o scegli la sottomissione, una volta che hai fatto questa scelta è irrevocabile. Cioè, quando che, per esempio, dice Dio, dice che dà il corteo a Abramo, copa tuo figlio, se succedesse una roba del genere nel suo Lorenzago, se un papa che dice il corteo copa tuo figlio, questo qua lo copa, Sì, sì, no, ma la gente è sotto. Cioè, i monoteisti di tutte quante le razze, di tutte quante le varianti, farebbero qualsiasi cosa pur di ottenere il paradiso e la salvezza eterna. Almeno nel pensiero, Sì, sì. Veramente, cioè, dopo aver visto proprio l'orgoglio da aver dato a man e negar guardà. Beh, sai, le pecore sono sempre contente quando il loro pastore le guarda. Esatto, le guarda, esatto, sì. E con l'occhio le guida. Esatto. Grazie, Ivano. Ciao, ciao, ciao. Sì, pronto? Pronto? Ciao. Ciao. Sono Paolo, presidente. Ciao. Non il presidente. Sì, ti ho riconosciuto, Paolo. Va bene, non il presidente. Dimmi.